gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go. Siamo felicissimi dopo un periodo così di stop prolungato e imposto dall'emergenza sanitaria di riproporre finalmente dal vivo un momento teatrale i cui protagonisti sono i nostri studenti. Mi limito a poche parole perché questa è la serata dei ragazzi, è una serata lunga, dedicata naturalmente a tutti i nostri studenti e dedicata a studenti un po' meno fortunati di voi, perché lo diciamo al pubblico, lo abbiamo detto e ribadito ancora, dopo lo spettacolo vi chiediamo di rimanere qui tra noi. Avete visto, è ancora possibile acquistare qualche biglietto della lotteria, le scuole non possono da sole organizzare le lotterie, però noi ci appoggiamo a un'associazione, l'associazione ex studenti e amici del Volta, e quindi a termine serata ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria con i premi, il conto di premi e il ricavato di questa lotteria che è stata fortemente voluta dai nostri studenti, andrà a beneficio della popolazione ucraina. Ciò che ricaveremo non andrà in Ucraina, resterà qui in Italia comunque, a beneficio di chi è arrivato qui, perché vogliamo cercare di seguire un pochino dal vivo come verranno utilizzati i fondi raccolti a questo scopo benefico. E quindi, ripeto, siamo qui stasera in modo informale, siamo felicissimi di ritrovarci finalmente dopo tempo, di organizzare una serata per noi. Mettiamo in scena una rappresentazione teatrale molto particolare, perché quest'anno abbiamo provato a avvicinarci a quello che è teatro e scienza. È un tentativo di ripresa. Tutti sanno che in Volta ha da tantissimi anni una compagnia teatrale, la Compagnia del Carciofo, una compagnia che si modifica di anno in anno, no? Perché è composta da studenti, da ex studenti, ce ne sono qui alcuni, e da insegnanti o personale alta che ne fa parte. E questa sera, insomma, tra poco chiameremo sul palco i protagonisti di questa serata, avremo così l'occasione di presentarvi quelli che sono stati 20 anni, i 20 anni più due, no? Della compagnia teatrale del Carciofo, rappresentata dal professor Edgardo Rossi, che è qui presente stasera. Chiedo un applauso. Da marzo hanno ripreso le attività e ora il progetto è passato nelle mani della professoressa Federica Orcati. Thank you.
professor Rossi, che tutti conoscono. E occhio, occhio al cavo, questa cosa di cavo. Sì, occhio al cavo. Creato a volta, perché comunque è riuscito in 20 anni più 2 a portare avanti, io dico con certezza assoluta, direi il progetto con la P maiuscola trasversale più importante che una scuola possa attivare. Perché dico questo? Perché noi siamo una scuola tecnico-scientifica, ok? Benissimo, tutti i progetti legati alla nostra didattica, non sto neanche ad elencarli perché non abbiamo il tempo, ma il teatro è un progetto che dovrebbe, io dico sempre, esistere in tutte le scuole, perché fare teatro ci aiuta veramente a stare meglio, ci aiuta ad avere più fiducia in noi stessi, più fiducia nelle nostre capacità, accresce l'autostima, accresce la socializzazione. Quindi essere riusciti a rimettere in piedi questo progetto dopo la pandemia direi che è stato veramente una cosa super importante. Prima di passare la parola per un doveroso saluto al professor Rossi e alla professoressa Federica Roccati, io vorrei ringraziare pubblicamente ancora la professoressa Antonella Cervi. Lavoro già da Milano, con i miei studi, veramente
Quindi in qualche modo siamo arrivati anche a questa cosa. La parola a Federica. Io dico due cose perché i ragazzi sono sulla graticola e quindi da oggi scordiamo che abbiamo fatto anche ieri. La cosa che ho cercato di fare è di creare un gruppo, perché comunque noi a marzo si sono aggiunti degli elementi che non erano neanche con noi a ottobre per Open Day, c'è stato il fermo a gennaio-febbraio perché c'era la Omicron, quindi noi abbiamo iniziato ad allestire uno spettacolo a partire dal 1 di marzo. Non credevo nemmeno di riuscire a portare avanti lo spettacolo perché abbiamo avuto ragazzi con il Covid, quindi che non venivano alle prove, la pasta ci siete un po' di ferri, però alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, secondo me è la cosa più importante, si è recuperata quella socialità che è tanto mancata in questi due anni, soprattutto i ragazzi, perché il teatro è anche questo. E ho visto i ragazzi felici di venire il venerdì pomeriggio, che non è una cosa scontata perché soprattutto i ragazzi del liceo il sabato sono a casa e si sono confrontati ragazzi o ragazzi che sono di prima, di seconda, di terza, di quarta e di quinta, quindi ci sono tutte le classi, ci sono ragazzi del ITIS e ragazzi del liceo, perché non ci sono assolutamente le differenze. Altra cosa è un'unione che ho voluto provare a fare a teatro e discipline scientifiche. È un esperimento perché comunque il teatro si presta a tantissime di queste conoscenze fra una malattia e l'altra. Spero vi piaccia e se si incercano, lo direi ai ragazzi, non importa perché comunque in due mesi hanno fatto miracoli e io sono già contenta così, sono orgogliosissima di loro, quindi io darei la parola a loro perché è la loro serata. Occhio al filo soltanto. Partire domani? Cioè, oggi?
oggi alle 5:30 per andare verso una galassia che si sta unendo con un'altra. Questi astronomi dovrebbero farsi un'infinità di affari loro. Sì, ho capito, nessuno ci sta capendo nulla e io sono la vostra ultima risorsa. Va bene, ci sono. Ma mi mancava solo questa. Partire così all'improvviso verso ACD1587, vediamo come si chiama. Per cosa? Perché non ci capiscono mai nulla. Niente. Io non ce la faccio più. Devo sempre fare tutto da solo. Mi serviranno delle forze. Thank you.
non lo fosse, sarebbe finito, e quindi sarebbe chiuso dentro qualcos'altro. Oh no, ma ci siamo. Ragazzi, il Pietro vuol dire cosa mi dite? Ma allora devo che voi ci capiate qualcosa di fisica, matematica, insomma, quella roba lì. Ma no, esperienza, dai! Esperienza di infinito? Avete visto veramente? E guardate ragazzi, siamo appena arrivati a Monaco. Prima di scendere, devo un attimo telefonare a Vado, devo partecipare. Non scendere ragazzi, prima una prima base, devo tornare in scuola. Thank you.
se non ci sarebbe l'hotel, cosa si finisce? Avete ragione. Sì, io ci sono stato un'infinità di anni fa e il bello è che dai rubinetti si vuole fare un palo d'offerta se si vuole. E tu ci credi? Beh, io ho visto le figlie di tanta notte e poi è stato smembrato in alto che la mattina dopo la moglie li mette insieme. No. Dovete essere anche voi, vero? Già, signori, gli zoologi interstellari sono i peggiori. I peggiori di tutte le galassie, di galassie ne esiste un numero infinito. E quindi? Quindi devo che tutte le stanze si sa che fa. Ragazzi, se si vuole da tanto fatto, è già un lavoro e che già quello che si è potrebbe venire gentilmente pure la prossima.
Quando ho risolto
fondarsi diventate le stanze brutte, ma non so se riusciremo a raggiungere il progetto di quest'anno. Semplicemente non mi sono mai fatto in questa situazione prima d'ora. Scusi, ma perché non provo a spostare tutti tra di loro? Cioè, se ci spostiamo gli ospiti. Non so, ma non si fa paura. Esatto, grazie. Noi spostiamo il, cioè, io capisco che entrano solo le stanze, il ospite della 1 facciamo lì, quello della 2 andrà nella 2, quello della 5 nella 3 e così via, ok? Quindi tutte le stanze sono piene e non è arrivato nemmeno un ospite nuovo. Poi hanno demolito tutti questi altri hotel, tranne il nostro. Dalla mega direzione, poi ingegnarci, è quanto l'ordine di spostare tutti gli infiniti ospiti nel mio hotel. Ci pensi, un numero infinito di ospiti, da un numero infinito di hotel, tutti quanti nel mio hotel. E ho 5 giorni per risolvere tutto, io non ce la faccio più! Come sono 5 giorni? Esattamente! Ma non può prorogare niente, zero. No, direttore, sì, io la assunzio. Sintamo, io ho una soluzione completa. Prendi l'ospite che arriva dal primo hotel e mi entra nel stanza. 3, no, iniziato da 2. Esatto. Poi prende l'ospite che arriva dal secondo hotel e li mette nelle stanze 4, 8 e 16. E così. Quindi secondo te dovremmo usare la progressione in fase 4? Sì. È un bellissimo esempio, però sai che non funziona, perché nella stanza 4 ci sarebbe già l'ospite del primo hotel. Vai vicino, vai a fare qualcosa, vai! Signori, però 5 anni di studio all'Accademia Stellare penso proprio di non essere il nulla infinito. Ho preparato uno schema, venga. Certo, certo. Lo grazie che sei ce l'è.
Sì, ti muovi. Chi è che ha la stanza numero 3 dell'hotel numero 3? Come dire? Grande applauso!
Vi ringrazio, così parlare a nome di tutti gli attori, di essere qua. Prima di tutto essere qua, ragazzi, mamma mia, quanti siete, tantissimo, non mi sono stato bene.